oggi un video richiestissimo, soprattutto in occasione del Black Friday, che per MyProtein non è soltanto il venerdì 27, ma in realtà inizia domani, venerdì 20, e dura fino al 27, ma in realtà sappiamo tutti che arriverà fino al Cyber Monday. Quindi vi aspettano 10 giorni di offerte, ma mi raccomando, le disponibilità sono limitate. Quindi se qualcosa vi interessa, approfittatene subito. In questo video vi farò vedere i diversi pezzi delle varie collezioni, descrivendoveli, soprattutto i leggings. Voi sapete che sono molto puntigliosa e, nonostante io collabori con MyProtein, vi assicuro una recensione molto sincera. Non mi piace tutto, ho i miei pezzi preferiti e vi dirò i pro e i contro un pochino di tutto. Vi ricordo che se acquistate tramite il link che trovate nell'info box e utilizzate il codice Fashions al checkout, voi otterrete uno sconto e io tengo una piccola commissione sul vostro acquisto. Quindi è ora di iniziare questa review. Premessa: per tutto questo haul io di tutto indosso una taglia S. Quindi iniziamo con la linea Curve. Praticamente i leggings della linea Curve si differenziano da tutti gli altri per questa fascia elastica in vita. Sono senza cuciture e la particolarità di quelle senza cuciture è che soprattutto qua non fanno il segno, quindi non ci sono problemi di questo tipo. Ammetto che questo branding importante non mi piace particolarmente, però i leggings di per sé sono abbastanza fascianti, stanno dove devono stare, cioè nel senso, nel momento in cui li indossi e ti muovi non si muovono, sono come una seconda pelle, sono assolutamente quello che noi definiamo squat proof, quindi nel momento in cui io faccio uno squat non si vede attraverso, come vedete sono molto coprenti. E vengono in diversi colori, questo è rosa, poi c'è anche grigio, verde se non sbaglio, questa è la versione shorts. La particolarità di praticamente tutti i leggings di MyProtein è la lunghezza. Io ho sempre faticato a trovare dei leggings abbastanza lunghi perché ogni volta mi arrivavano a metà polpaccio, nonostante fossero quelli lunghi. Invece questi, nonostante sia una S, mi coprono ben bene la caviglia. Il che è una cosa positiva per chi è alto e ha una taglia piccola, però non è molto positiva per chi magari è basso e ha comunque una taglia piccola, perché se a me sono lunghi fino alla caviglia, immagino una ragazza di 1,60 m, io sono 1,76 m, quindi 16 cm in meno, che ha una S, cioè praticamente deve fare il risvoltino. Sono molto morbidi, però non sono molto strutturati, cioè nel senso che non comprimono, o meglio, non tirano su, tra virgolette. Quindi se cercate qualcosa di fasciante ma anche un pochino modellante, non vi consiglio questi. Il completino sarebbe leggings rosa con questo altro bra rosa, ma a me personalmente piace spezzare. La particolarità di questo bra è che non ha il fascione come i leggings e è tutto bello, bello morbido. La particolarità di questa collezione appunto è la morbidezza. A me non piace particolarmente il fatto che la coppetta interna sia libera, perché molto spesso si va a nascondere qua sopra. Una volta mi sono trovata una coppettina qui, vabbè. E direi che di questa collezione ne abbiamo parlato abbastanza. Passiamo alla prossima. Passiamo ora alla linea Velocity Sculpt. Allora, decisamente un legging molto più strutturato e molto più rigido. Diciamo che se questo non sta preciso, perfetto, secondo me è un problema, perché incomincia a muoversi. È molto più rigido e penso che sia per il fatto che non contiene nylon, infatti è fatto soltanto di polyester e elastan. Ha questa fascia in vita che lo porta a essere a vita alta. Sono appunto come dicono, quindi scalp, cioè praticamente se si sente un pochino che tirano su, disegnano e avvolgono il corpo. Hanno queste cuciture abbastanza importanti e ammetto che dopo averli indossati una giornata, quando li tolgo me le vedo addosso, perché comunque questi leggings devono essere belli aderenti. Se
prendessi una taglia di più mi cadrebbero. E quando si allena, la cosa secondo me più brutta è dover pensare anche a tirarsi su i pantaloni. Questi hanno la cucitura in mezzo e infatti se si portano troppo su si fa l'effetto indesiderato. Il reggiseno abbinato è molto particolare perché a differenza di tutti gli altri non si infila, non si chiude dietro, ma si chiude da davanti e ha la parte laterale sotto il braccio molto alta. È molto contenitivo e si apre davanti. Ammetto che questa cosa non è proprio il massimo, almeno per me, perché io essendo senza seno praticamente mi si apre da solo, cioè guardate. Potere del petto, a me però per fortuna c'è questo gancino interno. Penso che, ecco, mi sto denudando, penso che non lo metterò mai in palestra perché non si sa mai che magari sono sulla panca, faccio petto e mi si apre tutto. Secondo me perché manca un blocco qua sopra. Però, insomma, se uno si allena a casa oppure ha la necessità di avere un reggiseno così, magari anche per tutti i giorni da tenere sotto, l'apertura davanti è molto molto pratica. Dietro è incrociato così, fa l'effetto doppio reggiseno, ma in realtà è uno solo. A me piace perché non ci sono loghi troppo importanti, preponderanti e invadenti. Leggings comunque è abbastanza lungo, un pochino più corto di quello che abbiamo visto prima. Se dovessi descrivere il tessuto, è proprio tra tutti i leggings quello che secondo me è il più tessuto tecnico. E infatti hanno fatto anche le canottierine, che come vedete sono proprio di quel tessuto da mettere sotto, ad esempio, quando si va a correre, ed è quel tessuto che nel momento in cui l'hai indossato per una giornata, ma neanche mezza giornata, puzza da morire e bisogna buttarlo in lavatrice. Next! Adesso passiamo a una linea un po' più particolare che è la linea Composure, creata apposta per lo yoga. Sono tessuti molto molto morbidi e stretchy, cioè praticamente ti permettono di muoverti in completa libertà. Nonostante la composizione sia la stessa, la sensazione che io provo a indossare i leggings che avevo prima, non so se riesco magari a farvelo comprendere, però questo tessuto io lo sento totalmente diverso da questo. Questo è come se sopra avesse una specie di pelettino. Li utilizzo principalmente quando devo fare stretching, ma non per i miei allenamenti, soprattutto non per i miei allenamenti cardio. Anche perché c'è il problema, e qui è molto più visibile rispetto ai leggings di prima, del camel toe. Però a parte questo, li trovo molto carini. Mi piace un sacco l'effetto mesh del colore, e tra tutti i bra, quindi tra tutti i reggiseni, secondo me questo è il più bello perché non è accollato, non è troppo fasciante. Mi piace essere abbastanza libera, mi piace un sacco l'effetto dietro delle stringhe e secondo me questo è il migliore. Se fosse di un altro tessuto, mi piacerebbe un pochino di più. Adesso vi farò vedere tre collezioni apparentemente molto simili fra loro, ma che presentano delle differenze. Iniziamo con i seamless a coste raw. Praticamente si tratta di questi leggings senza cuciture che hanno la particolarità di essere un pochino più pesanti rispetto a tutti gli altri, sono leggermente felpati dentro, quindi sono perfetti per l'inverno, sono a vita alta e sono fascianti. E questi sono in assoluto la tipologia di leggings che io indosso di più e con i quali mi alleno meglio, perché dove li metti stanno, fanno effetto seconda pelle. E sembra veramente di non averli addosso. Questi, come i primi che abbiamo visto, sono senza cuciture, quindi non c'è il taglio in mezzo, però a differenza degli altri sono un pochino più a vita alta e il fascione è semplicemente tessuto alto. Non è brandizzato, i brand e i loghi sono abbastanza nascosti, vedete colore su colore, quindi non è
preponderante, e questi qua a costine che si possono, cioè non è che sono soltanto disegnate, ma si sentono proprio per bene e fanno abbastanza effetto push up di sostegno e tengono tutto dove deve stare. Poi passiamo ai Seamless Ultra. Questi io li ho appena ricevuti, infatti per questo ho atteso così tanto a fare questo video, perché aspettavo loro per fare una review completa. Allora, ragazzi, la prima cosa che si sente è la morbidezza e anche lucentezza. Come potrete notare, questo è un colore che mi piace molto, quindi ok, allora ho fatto un po' di fatica ad indossarli, e probabilmente perché è la prima volta e si devono un pochino adattare. Sono fascianti, stanno bene addosso, ma sono molto rigidi. Quando mi piego il legging scende, quando in realtà dovrebbe rimanere bello alto. Penso che sia anche un problema del fatto che sono proprio nuovi e quindi si devono ancora un pochino abituare, un pochino smollare, però per il momento li sento un po' troppo tirare. Però c'è da dire che la lucentezza di questi leggings è pazzesca. Mi ispiravano un sacco, ma non me li sento molto comodi. Ma adesso passiamo al mio leggings in assoluto preferito, che probabilmente mi avete visto in 10.000 video, perché ormai indosso sempre solo loro, perché loro sì, cioè loro sono il leggings perfetto in assoluto, e vi consiglio veramente di metterci le mani sopra perché sono perfetti. Siete pronti? Siete pronti per lo show? Prima di indossarli ve li faccio vedere così. Praticamente, sì, li devo rigirare perché sono straindossati. Allora, hanno questa fascia bella alta che sale in vita. E poi, vedete la differenza con tutti gli altri? Sono strutturati, cioè hanno queste righe verticali, orizzontali e poi verticali in basso, che sostengono, ma sostengono il leggings affinché non si muova. Adesso lo indosso e voilà ragazzi, questi sono i miei leggings preferiti in assoluto. Sono i più alti che abbiamo visto finora, infatti arrivano ben oltre l'ombelico, e io vi giuro non si muovono, cioè qualunque cosa io faccia, anche uno squat eccetera, mi accompagnano nel movimento ma rimangono belli fermi, sostengono e fanno effetto proprio seconda pelle. Sono molto lunghi, cioè sono lunghi persino per me, mi fanno un pochino di pieghe alla caviglia, però ad esempio questi sono molto molto stretchy e morbidi, infatti intorno alla caviglia mi passano senza problemi. Questo è il reggiseno, ci sarebbero le coppettine, però vabbè, le ho tolte, e però purtroppo hanno la particolarità di muoversi perché il tessuto dentro è doppio e quindi a volte me li ritrovo al collo. Però a parte quello sono removibili, quindi si possono lavare in lavatrice senza le coppette. Dietro a questo incrocio, a me piace particolarmente, a me piace avere la schiena libera. In realtà a me i reggiseni o comunque i top non piacciono troppo opprimenti, perché quando sudano mi piace avere troppo tessuto addosso. Comunque ragazzi, questi sono i Seamless Acid Wash e io veramente, cioè, li ho solo in questo colore, ma adesso che ho trovato in assoluto i miei preferiti, se non me li finite tutti me li procurerò anche negli altri colori, quindi andateci piano su questi. Quindi classifica leggings, secondo me Seamless Acid Wash primo posto in assoluto, secondo posto i Seamless Acoste Raw, terzo posto Velocity.
quindi questi qui in tessuto tecnico. Questa è una mia piccola classifica per preferenza, però ognuno di loro ha un utilizzo e una destinazione diversa. Questi ad esempio sono più per il running, ci sono quelli dedicati allo yoga, quelli dedicati al training. Questa è una cosa che a me piace particolarmente di MyProtein, perché spesso ci si perde, non si sa quale tipologia di leggings, di tessuto è più appropriata per un determinato sport, una determinata attività, e invece loro si sono focalizzati a creare una linea di abbigliamento dedicata a ogni singola attività. Ce l'abbiamo fatta, completini fitness tutti visti. Adesso passerei a qualche accessorio, felpa, magline, eccetera, iniziando con la mia passione. Lo sapete, io amo i crop top. Vi faccio vedere tre crop top un po' diversi fra loro. Allora, in realtà abbiamo già visto questo qui a coste, e questo secondo me è perfetto da indossare prima dell'allenamento o comunque all'inizio dell'allenamento. Però io sinceramente un tessuto così, che non è troppo tecnico e non sembra un capo d'abbigliamento per allenarsi, lo indosserei anche per uscire, però vabbè, sapete che io ho uno stile un po' particolare. Poi, secondo crop top, questo veramente solo per allenamento, perché è in tessuto super tecnico e super morbido, super stretchy, cioè sia bianco che nero, e a me fa impazzire perché è super aderente, super fasciante, e vabbè, ma io ho una passione per i crop top, lo sapete. E poi, ultimo crop top, questo ragazzi io ce l'ho anche in viola, passione viola, e l'ho indossato tutta l'estate sopra gli shorts jeans, sopra i pantaloni a vita alta. Io sono completamente innamorata di questo modello di crop top e infatti l'ho preso anche nero, mi è appena arrivato. E adesso ve lo faccio subito vedere perché è bellissimo. Da indossare senza reggiseno, quindi un secondo. Ta-da! Che bella questa apertura dietro, ma fa veramente impazzire. È molto più maglia, cioè questa è veramente una maglia. Non ci vedo molto di sportivo, in realtà io non mi ci allenerei mai con questa perché è anche abbastanza rigida, molto di più rispetto alle altre due che vi ho fatto vedere prima, e infatti io ci esco. Io l'adoro, è il mio modello preferito. Però adesso parliamo di inverno e parliamo un secondo di tute, felpe e pantaloni della tuta. Allora, ci sono principalmente due completi, che sono le tute modello Raw, che sono in 100% cotone. Sul sito trovate sia questo modello senza gli elastici che questa collezione, che in realtà è di quest'estate, che sono fatti in cotone organico. E questo ha la particolarità di avere questi elastici sia nella felpa che nel pantalone. Invece questo modello Raw, che ha questo colore un pochino più slavato, no. Hanno i manicotti in basso, e però comunque rimangono molto morbidi. Io ho sempre una S di questi, e la particolarità che io adoro è che vestono a vita alta. Pur essendo dei pantaloni della tuta, come vedete, segnano nei punti giusti. Non vi consiglio di allenarvi in questi, anche se ovviamente potete allenarvi in ciò che volete, però ovviamente il tessuto è proprio tuta. Tuta, in questo momento tuta da casa, pensati probabilmente più per il momento in cui si esce di casa per raggiungere la palestra, comunque in tenuta sportiva. Basta. Ragazzi, io penso che ce l'abbiamo fatta, che ce l'ho fatta. Finalmente vedo la fine di questo video, è stata lunga, non vi dico che casino c'è qua dietro, ma ce l'abbiamo fatta.
Abbiamo visto praticamente tutti i capi focus, vi ho fatto vedere i miei preferiti e spero che i miei consigli, quelli che vi ho dispensato in questo video, vi saranno utili per i vostri acquisti per il Black Friday. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere qui nei commenti, fatemi sapere come la prossima volta posso migliorarlo. Se utilizzate il link che vi lascio nell'info box e nel primo commento in evidenza qui sotto, grazie, mi fate un favore e spero che il mio codice vi sia utile. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!